Hey, Shalom. Shalom, che significa pace. Eccoci un altro giorno per le strade, insegnando la verità della Bibbia. E benvenuto a chi vuole ascoltare e imparare la verità della Bibbia. Come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai Ba'asham Rakraktash. Yahweh è il vero nome del Padre. Yahweh Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino, GMS, per aver insegnato bene la verità della Bibbia, e Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele, che oggi si trovano disperse nel mondo. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e in verità, Shalom. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia, qui a chiamare, avvertire e preparare le pecore smarrite della casa di Israele, che oggi sono disperse in mezzo alle nazioni, per la maggior parte conosciuti come così chiamati negri, latini, nativi indiani o terruni, oltre agli israeliti che hanno la sembianza e la somiglianza delle nazioni nel quali sono disperse. E attraverso lo spirito e il potere del Dio vivente, quale il suo nome nell'antico ebraico è Yahweh, che significa colui che esiste, Ba'asham, nel nome di suo figlio, Yahweh Shai, colui che il mondo chiama dall'inganno e dall'ignoranza con il nome di origine greca di Gesù Cristo, il vero nome del Messia nell'antico ebraico è Yahweh Shai, che significa colui che salva o il salvatore. E attraverso il nome del nostro pastore supremo chiamiamo le pecore smarrite a tornare alla loro identità, alla loro eredità, a casa loro, insegnando loro la verità della Bibbia. E oggi attraverso lo Spirito, il titolo che ho dato a questo video, che la vita eterna, che la promessa della vita eterna è quella che il Messia è venuto a portare, e che la vita eterna se ne parla già nell'Antico Testamento della vita eterna, ma che il Messia Yahweh Shai è venuto a darci l'intendimento e diciamo la speranza forte che la vita eterna possa far sì che, ecco, noi non ci mettiamo a, non pensiamo che questa vita terrena nel quale stiamo vivendo, questa vita che, ecco, ha un inizio e una fine, sia l'unica vita al quale viviamo, perché come dice la scrittura, quello là che questa è l'unica vita, è un pensiero che hanno i malvagi. Anzi, iniziamo da quel precetto magari. La vita comunque non è una. Anzi, nelle scritture si parla anche di reincarnazione. E la reincarnazione non è nulla di più di quello che significa la parola stessa. Reincarnazione, ritornare nella carne. E oggi magari la gente ha un pensiero confuso e anche un pensiero stupido sulla reincarnazione, perché quando si parla di reincarnazione, la prima cosa che ti viene in mente, le religioni indù, buddiste o quello che da quel lato della terra, diciamo, dove si crede che la gente possa reincarnarsi nella mucca, nei vermi o negli animali, o questo è assolutamente sbagliato. Per questo capisco coloro che non credono nella reincarnazione a motivo di questo cattivo insegnamento, ma reincarnazione non ci si reincarna negli animali, ma ci si reincarna in un corpo umano. Ma andiamo per passo, voglio prima prendere Sapienza di Salomone, capitolo 2. Parto dal versetto 1, che dice: poiché gli empi hanno detto, ragionando con se stessi, ma non rettamente, la nostra vita è breve e noiosa, e nella morte di un uomo non c'è rimedio, né si sapeva alcuno fosse tornato dalla tomba. Come vediamo, ecco, secondo il ragionamento dei malvagi, e noi sappiamo chi sono gli empi. Gli empi sono gli empi proprio geneticamente, gli empi proprio per DNA, proprio per la creazione, perché sappiamo che l'Altissimo fin dal principio ha creato
tre categorie di esseri umani, ok? Ha creato i suoi figli, i figli di Dio, conosciuti prima del diluvio come gli Adamiti, dopo il diluvio come gli Israeliti, prima del diluvio come il popolo del serpente, diciamo, che il serpente nel giardino di Adamo ed Eva non era un animale, ma rappresentava un popolo, ok? Una razza malvagia. Infatti, se si va anche alla parola origine della parola serpente nell'antico ebraico, è Nakash, che significa un divinatore. Quindi prima del diluvio gli empi erano questo popolo rappresentato dal serpente, dopo il diluvio sono i discendenti di Esaù, gli Edomiti, e poi ci sono le altre nazioni che sono i pagani, che sono i figli degli uomini. E gli empi a oggi, come ho detto, hanno una nazionalità biblica, che discendono da Esaù, Edom, il fratello gemello di Giacobbe, e sono gli Edomiti, così chiamati oggi come gli Illuminati, come anche stupidamente li chiamano rettiliani, ma in realtà semplicemente sono quei diavoli che oggi governano il mondo, sono le famiglie bancarie, Rothschild, Rockefeller, DuPont e le altre famiglie comunque bancarie, sono questa razza malvagia che oggi governa il mondo. Perché secondo la profezia biblica della fine di questo, di questi tempi qui, prima del ritorno del Messia, a oggi governano gli Edomiti. Dice in secondo Esdra 6 e 9 che la fine di questo mondo sarà il governo di Esaù, Edom, cioè i suoi discendenti. Quindi dice, poiché gli empi hanno detto, ragionando con se stessi ma non rettamente, che la nostra vita è breve e noiosa e nella morte di un uomo non c'è rimedio, praticamente dicendo che la vita è una sola. Dire vero, c'è proprio anche un altro precetto biblico che dice che l'uomo stolto dice che la vita è una sola e che e non c'è timor di Dio davanti a lui. Vediamo se riesco a trovarlo velocemente. Che dovrebbe essere in Salmi. Adesso non lo trovo, magari lo aggiungerò nei precetti, nei commenti quando sarà. Però quello che comprendiamo è che la vita è una sola è un ragionamento della gente malvagia, un ragionamento degli empi che oggi, ecco, attraverso le religioni hanno dato cattivi insegnamenti dal punto di vista spirituale e malinterpretando le scritture. Leggendo anche il versetto 2 di... Anzi, Salmi 64 qui ho puntato, vediamo se Salmi 64 c'è. Salmi 130. Ho puntato le parole. Nessun problema. La scrittura dice che l'uomo stolto crede che la vita sia una sola. Infatti, se ci pensiamo, quanti oggi credono che si viva una volta sola? Io credo che la maggior parte delle persone credano che sia una volta sola. Anche quelli tutti quelli che vengono dalle religioni, tutti quelli che sono nelle religioni e dicono di credere alla Bibbia, credono che la vita sia una sola. Perché questo è un ragionamento, è una dottrina che viene dalle religioni, che hanno creato per tenere sotto controllo la vita degli uomini, facendogli credere che solo dopo questa vita qui, era anche per appoggiare la dottrina dell'inferno. Perché naturalmente se si crede che
se si crede che la vita sia una sola, significa quello che insegnano le religioni è che dopo questa vita, se ti sei comportato bene, vai al paradiso, se ti sei comportato male, vai all'inferno. E anche quella della dottrina dell'inferno è sbagliata. Quindi è stato creato per appoggiare questo. Infatti per questo non credono nella reincarnazione, perché la reincarnazione non appoggia l'inferno, la reincarnazione anzi distrugge la dottrina dell'inferno. E proprio su questo tema qua, pensandoci, la religione hanno ingannato e hanno tenuto anche proprio sotto oppressione e la nostra gente. Diciamo che li hanno spaventati, facendogli credere che la vita fosse una e che in base alle opere di questa singola vita avessero un giudizio alla fine. Che poi se ci pensiamo anche la dottrina dell'inferno è una dottrina terribile perché praticamente ti mostra un Dio senza misericordia. La dottrina dell'inferno ti mostra un Dio che spedisce all'inferno a bruciare per l'eternità degli uomini, delle anime. Shalom. E noi sappiamo che l'Altissimo è un Dio misericordioso, quindi non manderebbe mai per l'eternità qualcuno all'inferno. C'è una punizione per un lungo tempo. Infatti i diavoli di questa terra e malvagi avranno una punizione per lungo tempo nel regno, mille anni di dura schiavitù, mille anni di terribile schiavitù li aspettano, perché il vero inferno è quello là. Cosa accade nell'inferno? Nell'inferno si soffre, ok? E la sofferenza biblicamente è rappresentata dal fuoco, quindi diciamo che nella Bibbia non si legge che dopo la morte qualcuno vada a finire in un fuoco eterno, ok? Anzi si legge che si legge che questo fuoco avviene prima, ok? Diciamo che l'Altissimo ti mette in una situazione infernale, una situazione pesante, dura da affrontare. E queste sono, per noi non sono misteri, perché ecco, attraverso lo Spirito Santo sono stati rivelati, ma magari per coloro che sono nuovi sono un po' più cose profonde, ma se lo Spirito Santo, se il Signore vuole che vi apra gli occhi, sono davvero dei ragionamenti molto semplici da comprendere. La reincarnazione, che la reincarnazione, ecco, butta giù l'inferno, e che la vita non è una, e questo ci porta anche a vivere in maniera più leggera. Questo ci toglie anche proprio un gran peso da addosso, se dobbiamo dirla tutta. Sì, posso commentare sull'inferno adesso. L'inferno, se guardate bene la storia dell'inferno, è stato creato dalla Chiesa, ok? Appunto per tenere sotto paura il popolo e per usarlo come un modo per prendere i beni di questa gente qui. Okay, attraverso il timore. C'è proprio una storia dietro l'uso dell'inferno per mettere timore alla gente. Per mettere timore alla gente. E poi i protestanti, è stato creato comunque dal Vaticano, e i protestanti, hanno portato avanti questa roba qui. Quando si parla della parola inferno nelle Sacre Scritture, o riferisce a uno stato d'animo, o riferisce a una condizione di vita. Una condizione di vita e come si chiama? E alla la tomba. Mm-hmm. Quindi. No, ma sai, era interessante. Avevo preso Sapienza di Salomone, capitolo 2. E se noi leggiamo questo capitolo qua, praticamente vediamo. Qua nella Sapienza di Salomone, capitolo 2, ti parla di come ragionano gli empi. Mm. E se noi leggiamo questo capitolo, ti fa vedere come è lo stesso ragionamento delle religioni. Ti leggo il versetto 1, dice: poiché gli empi hanno detto, ragionando con se stessi, ma non rettamente, la nostra vita è breve e noiosa, e nella morte di un uomo non c'è rimedio, né si sapeva che alcuno fosse tornato dalla tomba. Allora, questo precetto è molto profondo, perché
Ora vediamo come ragionano gli empi, ok? Dicono che loro credono, ma non, dice, ragionando, ma non rettamente, che loro credono che una volta dopo la morte è finita là, è finita. E questo stesso ragionamento ho scoperto che anche i testimoni di Geova ce l'hanno, che loro credono che dopo la morte è finita. Invece ti voglio appoggiare qui un attimo velocemente. Mm-hmm. Questo è il libro di Ecclesiaste, capitolo 12, il versetto 9, che dice: prima che la polvere torna alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Quindi dopo la morte lo spirito torna all'Altissimo che l'ha creato e il corpo rimane alla terra perché è la sua sostanza. E vedete qua, questo ragionamento che hanno questi malvagi, prendiamolo che in sé non è proprio un ragionamento sbagliato, se lo vogliamo prendere da un punto di vista, perché è un ragionamento che ti fa due cose. O se viene usato con la dottrina giusta, con tutta la verità della Bibbia, allora potrebbe essere anche magari un bene. Ok, si dice ok, viviamo una volta solo in questa incarnazione, in questo episodio qui, perché noi torniamo dopo la terza alla quarta generazione, come dicono il libro di Esodo 25. 20. Quindi 20, ok? Se noi moriamo e veniamo nati in questo episodio, non possiamo morire due volte, moriamo una sola volta, ma il nostro spirito torna dal Padre, torniamo sulla terra di nuovo a pagare come abbiamo vissuto la vita prima. Okay, ma guardate gli empi, e questo è un gran inganno, infatti, quando il popolo viene cresciuto con la dottrina sbagliata, come la maggior parte del mondo, vanno dietro a dottrine sbagliate, no? E tu gli dici che vivi una sola volta, questo li porta a vivere ogni giorno, ok, nella più malvagità che possono fare, ok? Mm-hmm. Non ho le parole. No, praticamente quello che ci porta a ragionare è il fatto che noi viviamo una volta sola. Ah. E pensa, tanta gente, anche i credenti, si pensano che dopo la morte ci sia il buio e poi non ci sia niente più. Che, credetemi, che anche gente che crede difficilmente crede che dopo la morte ci sia un'altra vita, qua proprio perché ecco non conoscono la verità della Bibbia. E questo fatto che ti fa questo i credenti, ma pensa che la maggior parte, c'è tanta gente che invece non sono credenti, e i non credenti in cosa credono? Credono che dopo la morte c'è il buio, è finita. E questo è cosa li spinge a vivere? Li spinge a vivere nella dissolutezza, praticamente li spinge a vivere secondo, cioè, non curandosi di un giudizio dopo. E questo è molto pericoloso, questo qui, okay? Perché non preoccupandoti di poter ricevere un giudizio, di essere castigato, di finire davanti a una corte, di essere punito, ecco, se tu non temi una punizione, significa che il tuo modo di vivere sarà un modo di vivere scellerato, sarà un modo di vivere pericoloso, perché poi non è pericoloso solo per te, è pericoloso anche per gli altri, perché dai proprio un cattivo esempio anche alle altre persone. Infatti questo stile, questo pensiero qua è quello che ha contagiato anche le altre persone, che io te lo dico per esperienza, quando ho parlato con i miei nonni o anche con persone credenti, quando si parlava di quello che veniva dopo la morte dicevano chi lo sa cosa verrà, chi lo sa che cosa sarà, non avendo la certezza di quella promessa che ha fatto il Signore, cioè della vita eterna. Non è neanche solo il discorso di certezza. È proprio una maniera di pensare, dare il potere all'uomo. Il tuo destino è nelle tue mani. Una volta intanto, quando muori, non succede niente. Cioè, questo toglie il potere dal Padre. Okay? Le scritture dicono che non temere l'uomo che può uccidere solamente il tuo corpo, ma colui che può uccidere sia il corpo e lo spirito. Il Padre ha il potere sui nostri spiriti. Ecco perché si chiama il Padre dei spiriti. Ok? La gente, non volendo dare questo potere al Padre, allora prende il proprio destino in mano, ok? Io vivo una volta e basta, dopo la mia morte è finita. Ma chi ti dice che è finita là? Ok? Chi ti dice che è finita là? Se era finita, come mai quando è stato invocato lo spirito di profeta Samuele, come mai lo spirito è tornato e a profetizzare a lui?
ok? Perché questo è anche un esempio per farvi capire che dopo la morte di un uomo è solamente la parte carnale, la parte esteriore che decompone, ma lo spirito è assolutamente vivo, il padre lo può rimandare quando vuole. Infatti se tu rileggi questo precetto qua, questo precetto ti fa capire che cos'è la morte, semplicemente. Questo è il libro di Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 9, che dice: prima che la polvere torna alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Questa è la morte, semplicemente, nulla di più. Ok? Anzi, questo ti fa vedere anche che la morte non esiste. Che in questo mondo ti fanno avere paura della morte, ti fanno avere timore della morte. Quando si muore si finisce. Chi da bambino non aveva avuto paura di morire, di finire? Tutti noi. E di essere che dopo ci sia il buio, e dopo è finito tutto, non rimarrà più niente di meno, nessuno si ricorderà più di me, ma pure comunque che sia finito tutto e che non ci sia più niente dopo. Invece qua te lo spiego in maniera molto semplice che cos'è la morte. La morte è semplicemente la separazione tra il corpo e tra lo spirito e il corpo. Il corpo ritorna a quello che era, perché il corpo ci è stato prestato. Il corpo ci è stato prestato e invece e torna nella terra dove si decompone, dove poi lascia i suoi nutrienti per la terra, perché alla fine questo è un... Praticamente come si dice la... quando la plastica viene, è una riciclata. È un riciclaggio, sì. Okay, infatti corpo... la parola giusta sarebbe un eco, come cavolo si dice. Comunque viene riciclato, sì. il nostro corpo, semplicemente. Un po', sai, ascoltando anche un esempio che ha fatto il fratello di Los Angeles, no? Fa come il computer. Tu il computer all'interno che cosa? Tipo l'hard disk, la scheda madre, sì. No? Che è come fosse lo spirito. Quando il computer va a puttane, praticamente, che se ne va... che muore, cioè tu che cosa fai? Prendi quello e lo passi in un altro computer, in un altro che magari lo metti in un corpo migliore, cioè, anzi tanto può andare in un corpo migliore, in un computer migliore, tanto può andare in un corpo peggiore, però alla fine è sempre quello, va sempre in un computer, in quello là, non, cioè quell'hard disk lì, e questa praticamente è la reincarnazione, no? Praticamente poi quell'hard disk lì fa, tu non è che lo puoi mettere in una macchina, non è che lo puoi mettere in un trattore, non è che lo puoi mettere in una bicicletta, perché è qua ti fa capire la reincarnazione sbagliata nel quale la gente crede oggi. Perché quando tu alla gente gli presenti la reincarnazione, a oggi a cosa la collegano loro? A quei culti stupidi che hanno lì in India con il buddismo e cose varie, no? Che dicono che si reincarna nel verme, che si reincarna nel topo, che si reincarna nella mucca. Che stanno lì che si muoiono di fame e c'hanno la mucca che gli cammina per la città, ma non la toccano, no, perché quella lì è la zia di quell'altro. Capisci? Le scritture dicono che ogni corpo è soggetto proprio a ogni spirito è soggetto a quello che è. Se il padre ti ha creato un profeta, sei soggetto a essere quel profeta. Se il padre ti ha creato un malvagio, sei soggetto a essere quello. Ecco perché il libro di Ecclesiaste dice che non puoi rendere dritto ciò che è stato creato storto. Se puoi prendere anche quella scrittura, Iariala, sempre in Ecclesiaste capitolo 3, dove dice che lo spirito degli animali va su. E lì abbiamo anche una comprensione su questo, una conferma su questa cosa qui. E ti tiro fuori quell'altro che tu hai citato, questo in Corinzi, dove lo spirito dei profeti è soggetto ai profeti. Questo è Primo Corinzi, capitolo 14, versetto 32. Credo che sia in Ecclesiasti, capitolo 3, dal versetto 16, 18. Sì. Questo qui. Salve. Buongiorno. Questo è Primo Corinzi, capitolo 14, versetto 32. Dice: gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. E qui... vediamo che i profeti del passato sono, a parte sono profetizzati proprio nella Bibbia, che ritorneranno a profetizzare. Basta andare in Daniele, che dice vicino a Daniele che tu ritornerai, profetizzerai negli ultimi tempi. Se vai a vedere in Apocalisse, capitolo 10, a Giovanni, gli dice tu ritornerai e profetizzerai profetizzerai ancora. Elia. Si parlerà di Elia, che è tornato come Giovanni Battista. Ed è tornato come Abba Vivens, Vivens, sì. Attraverso lo spirito in questi ultimi tempi qua. E voglio fare due tagli con questo precetto. Vai. Qui, perché volevo fare un passo dietro parlando dell'inferno, no? E dice, no, voglio partire
dal versetto 19, dice: infatti la sorte dei figli degli uomini e la sorte delle bestie, agli uni e alle altre, tocca alla stessa sorte. Come muore l'uno, muore, così muore l'altro. Qua ritornando semplicemente al fatto che cos'è la morte? La morte è semplicemente quando è finito questo ciclo qui, è una questione di cicli, quando è finito questa vita terrena qui, il corpo ritorna alla terra, dal quale è stato preso in prestito, e lo spirito torna all'Altissimo. Dice, o che sia di un animale o che sia di un essere umano, lo spirito torna all'Altissimo, al Padre degli Spiriti. Dice, hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorte sulla bestia, poiché tutta è vanità. E questo vi fa capire davvero che davvero gli uomini, se non hai quel soffio alito dell'Altissimo, non sei diverso dalle bestie, ok? Sei allo stesso, non puoi vantarti meglio da un cane, di un... Ecco perché il Padre, quando ha preso il suo popolo e gli ha dato quel soffio, li ha reso meglio, ok, degli animali. Diciamo che gli ha dato quell'intelligenza, quella autorità in più, quel dominio ha dato gli uomini sugli animali. Non è che li ha... il fatto di renderli migliori dal punto di vista che ha dato un ruolo migliore su questa terra qui, ok? Quella di avere governo sulla terra, quella di gestire questa terra, quella di amministrare questa terra qua. Ma questo non significa che noi non dobbiamo trattare con disprezzo gli animali, che noi, ecco come accade oggi, ucciderli in maniera terribile, allevarli in maniera terribile. Certo che no, ok? Perché gli uomini e gli animali hanno comunque uno spirito che viene dall'Altissimo. E quindi questo ci fa capire come dobbiamo comportarci con gli animali. Grazie mille. Scusa. Ok? Sì, ho già fatto tutto. Stai con calma. Ok. A dopo. Ciao, grazie. Allora, volevo tirare fuori un bel punto qua. Perché abbiamo detto, tutti... Ok, dice, tutti vanno in un medesimo luogo, tutti vengono dalla polvere. Infatti, questo approva anche il libro di Genesi, quando vi diciamo che tutti gli esseri sono stati creati il quinto giorno, ok? Sono stati creati da quel polvere fertile sotto il mare, ok? E dice, e tutti tornano alla polvere. Il punto è qui. Infatti, ok, dice, chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Quindi, qui lo hanno tradotto facendo una domanda, ma in ebraico non abbiamo questo... La domanda, non abbiamo. Questa domanda qua. E comunque quello che sarebbe giusto lì è che lo spirito dell'uomo sale in alto e lo spirito della bestia scende in basso. Ma per quale motivo? Perché la bestia non ha bisogno di essere giudicato. Questi animali qui sono normali come i padri, sono perfetti, ok? Non possono peccare perché non gli è stato dato legge. Seguono la loro natura, diciamo, sì. La natura che... E noi uomini... Diciamo che possiamo dire che la legge è già dentro di loro. La legge è già dentro di loro perché loro non vanno contro... la natura, cioè, tu il padre li ha creato. Sì, tu difficile, cioè, tu non vedi che gli animali, cioè tu non vedrai nella savana un leone che si va a scopare un altro leone. Infatti. Ok? Cioè, tu non vedi questo tipo di malvagità e di abominazioni negli animali, mentre queste cose qua le vedi negli uomini, perché negli animali hanno già la legge scritta dentro di loro, e questo è quello che avverrà a noi nel regno, quando secondo la promessa nel regno fa che noi avremo, nessuno più dovrà insegnare al proprio fratello come vivere, perché nel regno la legge sarà scritta dentro di noi. Anzi, se vuoi lo possiamo anche fare. Sai, volevo... Vai. Comunque coloro che governano al giorno d'oggi stanno cercando di cambiare anche questa cosa. Sono riusciti a cambiare molto anche lo stato d'animo di questi animali qui, di queste bestie. Stanno riproducendo. Io ho visto che hanno fatto il Liger, no? Un incrocio tra leone e tigre, mm-hmm. Ok? E hanno fatto un altro incrocio tra l'uomo e la scimmia.
e lo teneva un miliardario. Questo qua hanno detto che nella fine della sua vita è diventato talmente aggressivo che non si riusciva più a contenere. Quindi questo vi fa vedere anche quanto sono dei dottori Frankenstein, dei diavoli coloro che governano il mondo, che loro già non hanno un ordine, hanno uno spirito proprio, un vaso a disonore, ok? E cosa stanno facendo? Stanno cercando anche di cambiare questo stato perfetto delle bestie affinché le bestie possano comportare come loro anche. Continuando in Sapienza di Salomone, capitolo 2, perché è davvero forte come tutto quello che andremo a leggere in questo capitolo è quello là che in realtà, cioè questo è quello che parla di quello come ragionano gli empi, dell'empio, ed è quello che insegnano le religioni, è quello che insegna la società oggi. Questo è il versetto 2 che dice: poiché noi nasciamo in ogni avventura e saremo nell'aldilà come se non fossimo mai stati. Proprio quello che dicevamo all'inizio, sai, quando sei piccolo e pensi a quello che verrà nell'aldilà, cioè vedi come tutto buio, ci sarà il buio, non c'è niente. E come ragionano tanti, ragionano in questa maniera qui, come se dopo non c'è niente, e quindi sentono liberi di comportarsi come vuole, perché non, secondo loro non c'è giudizio dopo, non c'è punizione dopo per loro. E comunque, dicendo questo qui, io quando ero bambino davvero, era davvero devastante pensare alla morte per me. Sì, anche per me. A me mi metteva una paura proprio, sì. Era devastante, immaginate come questi diavoli lo usano anche come strumento di controllo, no? Perché quando tu hai paura della morte, ok, cosa fai? Non ti resta che essere soggetto a coloro che hanno il potere di ucciderti, mm-hmm. Ok? Non ti resta, devi essere proprio tutto ubbidiente come dicono e come dicono. Quindi è una tecnica che hanno anche studiato bene, come dicono le scritture, che non c'è nulla nascosto a questi diavoli qua. Se ci pensi, sai perché poi c'è stato messo questo pensiero nel cuore, quello della morte? Perché se ci fai caso, questa società è stata costruita sulla morte dal punto di vista anche accendi un telegiornale, se ci fai caso la prima cosa del quale parlano è di morte, di chi ha ucciso chi, di quale mamma ha ucciso i figli, di quale figlia hanno ucciso i genitori, di chi ha ucciso. Guardate, se mettete Studio Aperto, Canale 5, qualsiasi telegiornale, le prime notizie sono là quelle che vi parlano di morte. E poi se vai a vedere i cartoni animati, magari da quando eravamo bambini, o comunque i film, quando ti fanno vedere la morte, qualcuno che muore, è come se è finita. È finita. Dopo la morte è finita. Allora ti mettono dentro. Cioè, guardi i cartoni animati che ti metti a piangere. Allora dentro di te proprio fanno nascere quel timore là. Quella cosa di avere paura della morte, ok? Noi dobbiamo avere paura della morte, che la morte non è nient'altro che finiamo qui, anzi, andiamo nel riposo. Perché tante volte nelle scritture. È riposo. Nelle scritture, quando si parla di Stefano, non si dice Stefano è morto, no, Stefano si è addormentato. Ok? Che la morte è un riposo, anzi. Mi viene in mente un precetto che si trova in Giobbe, parlando sia degli uni che degli altri, cioè sia di tutti gli spiriti, ok? Che quando si muore vanno nel riposo. Questo è 24 forse. È Giobbe? Sì. Eccolo qua, Giobbe capitolo 3, okay. Versetto 17, però volevo dire da dove partire. Per far comprendere sta parlando della morte, qua Giobbe dice al capitolo 3, versetto 11, dice: perché non morì fin dal seno di mia madre? Perché non spirai appena uscito dal suo grembo? Perché trovai delle ginocchia per ricevermi, delle mammelle da polpare? Ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei così riposo. Qua parlando, ecco, della morte, dice: con i re e con i consiglieri della terra che si costruirono mausolei, con i principi che possedevano oro e che riempirono d'argento le loro case, oppure come l'aborto nascosto non esisterei, sarei come i feti che non videro la luce. Dice: là cessano gli empi di tormentare gli altri, là riposano gli stanchi. E come vediamo, tutti quanti siamo lì, sono lì. Quando si muore si va nel mondo spirituale.
Nel mondo spirituale c'è riposo per tutti, c'è riposo. Non hai tasse da pensare, non hai cibo da pensare, non hai nulla da pensare, poi sei su un paradigma assolutamente oltre a questo che stiamo vivendo. Vedi spettri di colori che non hai mai visto, è tutta un'altra cosa. Dove, perché quando veniamo alla Terra, la prima cosa che facciamo, piangi, quando esci fuori dal grembo di tua madre, è piangere. Non vuole il bambino. Spiritualmente ha un significato comunque questo, il fatto di piangere, perché si sta meglio dall'altra parte, ok? Nel mondo spirituale dice, là riposano gli stanchi, dice, là i prigionieri hanno pace tutti insieme, senza udir voce da aguzzino, piccoli e grandi sono là insieme. Lo schiavo è libero dal suo padrone. Quindi tutti quanti siamo lì, tutti quanti andranno lì in questo nel mondo spirituale dove c'è riposo, c'è pace, c'è serenità nel mondo spirituale. Poi che cosa accade nel mondo spirituale? Nel mondo spirituale accade, se vuoi prendere Ecclesiastico capitolo 3 versetto 16, che in base... Ecclesiaste. Ecclesiaste capitolo 3 versetto 16, dove lì riceviamo un giudizio per quello che abbiamo fatto nella nostra vita, e il giudizio lo veniamo a pagare, ecco, e qua poi lì praticamente riceviamo un giudizio in base alle opere che noi abbiamo fatto nella vita, ok? O per bene o per male. E quindi poi lì che cosa accade? Veniamo rimandati nella carne, e questo essere rimandati nella carne è la reincarnazione. Se vuoi leggerlo. Questo è il libro di Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 16. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare, quindi dove il luogo stabilito per giudicare, cosa c'è sotto il sole? Siamo qui. La terra. Eccolo qui, okay. Sotto il sole, siamo qui sotto il sole. Quindi il posto stabilito per giudizio è la terra, sotto il sole. Qui non dice giudizio è altrove, ok? Mm-hmm. Non ti dice sotto la terra. Non dice sotto la terra o nell'abisso. Bravo, qua poteva dire, allora ho visto sotto la terra. Sotto la terra è il posto di giudizio, no? Lo dice sotto il sole. E questo ti dà la risposta a tante domande nel quale la gente va fuori, dice, ma perché se Dio esiste questo bambino è nato con un tumore? Ma perché se Dio esiste questo è cieco? Ma perché se Dio esiste... Che poi la gente, quando fa anche questi ragionamenti, prendono anche in odio Dio, okay? Non è giusto. Come vogliono dire vicino all'Altissimo, non è giusto che tu fai nascere un bambino con una malattia, oppure tu lo fai morire di questa brutta morte, o prendiamo i bambini come esempio, ma vale anche per altre persone, dicono, ah, quello là era innocente, era una brava persona. Anzi, ti appoggio col libro di Giobbe, chi è morto innocente. Cane. Credo potrebbe essere Giobbe, capitolo 4, credo. Sì, 4 e 7. E questo ti toglie proprio anche dalla risposta, da una risposta che fin da bambini, cioè anche quella ci ponevamo. Dicendo, ma perché se Dio esiste c'è il male? Non comprendendo che questo bambino in realtà è un giudizio su uno spirito, non è un giudizio su quel pezzo di carne lì che si può trovare in un corpo piccolo, in un corpo di un bambino, si può trovare in un corpo di un anziano. Il giudizio è verso uno spirito che abita in quel corpo lì, uno spirito che già è esistito prima. Wow, questo è il libro di Giobbe, capitolo 4, versetto 7. E ricordi, ti prego, chi è mai morto essendo innocente? Assolutamente. O dove sono stati tagliati fuori i giusti? Anche come ho visto, quelli che erano l'iniquità e seminano la malvagità raccolgono lo stesso. Quindi chiunque muore per un giudizio. E le scritture dicono, tutti noi abbiamo peccato e siamo arrivati manco alla gloria dell'Altissimo. Ok? Anzi, questo dovrebbe dare timore. Deve dare timore. E quello è. Infatti, invece, questo dovrebbe dare timore dell'Altissimo. Però invece, cosa hanno fatto le religioni? Creando la dottrina dell'inferno, hanno fatto creare timore nelle religioni. Che praticamente le religioni ti dicevano, ok, se ti comporti male vai all'inferno, ma... Ehi, mamma mia, sai cosa è? Se ti ho aperto la finestra, vai. Mamma mia, ehi, è proprio roba malvagia, perché loro ti mettono questa paura
che Dio è sempre lì, qualunque cazzata che fai ti mette già nella lista dell'inferno. Ad un certo punto la gente arriva a un certo punto, non ce la fa più, ok? Scoppia e cosa fa? Andrà a cercare misericordia da Satana, perché è lui il capo dell'inferno intanto, per non essere punito tanto nell'inferno, hai capito? Okay. Infatti la chiesa di Satana, c'è una cosa che dicono, dicono che intanto andiamo tutti all'inferno, ok? Allora ti conviene fare la volontà di Satana, così avrai misericordia nell'inferno. Sì, sì, sì. Hai capito? Cioè, non so se mi sono spiegato. Alla fine ti fanno andare, sai, te lo prendo questo con parole più semplici, quello che hai detto. Praticamente il fatto che la religione ti crea una dottrina diversa da quella della dottrina dell'Altissimo, quindi tu al posto di avere timore dell'Altissimo e quindi dici fammi stare attento a come mi comporto secondo le leggi dell'Altissimo per avere misericordia e avere un buon giudizio nella vita che viene, praticamente con la dottrina dell'inferno tu hai timore della Chiesa, perché la Chiesa ha timore delle religioni, perché sono le religioni che hanno creato questa dottrina qui, e quindi tu ti preoccupi di far piacere a loro, hai capito? Quindi tu ti preoccupi di essere trovato giusto ai loro occhi, non agli occhi dell'Altissimo. E quindi che cosa loro fanno? Questo era per, diciamo, appoggiare quello che stai dicendo tu. Allora loro che cosa dicevano poi? Che guarda che le religioni, se non ti dico bugie, credo che l'apostolo Rayam Lab abbia fatto una lezione, se non sbaglio, sentivo, sul fatto che in Robin Hood, nel film, nel cartone, sì, non è Robin Hood, è, come si chiama? È il re degli anelli. Ah, Robin Hood, sì. Che c'è una frase là che hanno detto che l'arma più grande che abbiamo nell'arsenale della Chiesa è la paura. È la paura. Ecco perché abbiamo creato l'inferno. Boom. Infatti, perché attraverso questa dottrina dell'inferno hanno creato nel timore nelle persone, uno, a dire comportati come dico io, e due, comportati, cioè devi essere accettato ai miei occhi perché sono io questo. Che parlo con Dio per te. E infatti poi cosa fanno? Magari ti dicono che se tu paghi una certa somma, a parte la decima, se tu paghi la decima, così noi possiamo pregare per la tua zia, che noi la facciamo tirare fuori dall'inferno praticamente. Con la tua zia non battezzata, esempio. Oppure loro dicono proprio per i tuoi stessi peccati, se tu non vuoi andare, paga a noi la decima. E nei tempi passati a che cosa si arrivava? Siccome non tutti avevano la possibilità di pagare la decima, arrivavano appunto a dare le terre, le case. Le terre, le proprietà. Per questo oggi noi vediamo che soprattutto la Chiesa Cattolica è proprietaria di parecchi immobili, di parecchi terreni. Solo nella città dove sono io dicono che ha più del 50% la curia. Dicono, ma secondo me anche di più, ma noi sappiamo comunque la potenza economica immobiliare del Vaticano, basta vedere anche il Padrino 3. Sì. L'hai visto il Padrino 3 dove Michael Corleone per investire i soldi e per la verità assicuro nell'immobiliare mondiale da chi è andato? Dal Vaticano. Ok. E noi qua basta che facciamo un salto nella storia di 500-600 anni fa, 700 anni fa, 800 anni fa, da quando comunque queste religioni, da quando è venuto fuori questa dottrina dell'inferno, per capire come hanno praticamente, attraverso il timore, hanno preso alla gente, hanno preso la gente per il collo comunque, ok? No, guarda, c'è la storia proprio sul Vaticano che è davvero terribile, che la gente non conosce, una storia davvero terribile. C'era un momento in cui bruciavano chiunque trovavano con una Bibbia. Se non hai la Bibbia, quella che volevano loro, si bruciavano vivo. Questa stessa gente qui ti mettevano, loro operavano attraverso il timore, ok? Operavano attraverso il timore. Una volta il re era proprio il Papa, proprio, era lui che comandava, faceva. E infatti poi, come dicevi anche tu prima, loro ti fanno avere timore di Satana oggi. Sì, sì. Oggi alla gente tu nominagli Satana, nominagli un demone, no? Sono tutti lì spaventati. Sono cose psicologiche, ok? In America lo Stato sta investendo un sacco di soldi per alcuni test, ok? Sulla psichiche umana, ok? E uno di questi esempi è la MK Ultra, ok? Dove ti mettono sotto terrore e tu... Loro hanno capito che arrivi ad un certo punto che non ce ne frega più un cazzo.
Cioè, quando una persona viene terrorizzato, okay, arrivi a un punto che... Okay, fammi quello che vuoi. Va bene. Okay. Quindi la gente che viene terrorizzata ogni giorno, ah, confessa, bla 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 bla, a un certo punto si rompe il coglione e fa, e cazzo, a questo punto qui so che andrò in inferno, ma fammi andare ad adorare su Satana, magari avrai misericordia di me in inferno. Oppure dicono, ok, a questo punto qui so che è così, so che non c'è niente dopo, allora, so che così, fare allora fare. Lasciatemi fare quello che mi pare, ok? È sempre così, sono cose con anno. Ecclesiaste 3 e 16. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà. Ok? Infatti, nel luogo che è stabilito per giudizio c'è anche impietà. Ok? Perché il Padre può avere misericordia su di te. Se tu nella tua vita precedente hai commesso degli gravi errori e torni in questa vita qui e stai cercando di rimediare i tuoi passi, il Padre avrà misericordia di te. Anche se tu nella tua vita precedente non hai commesso gravi errori, ma comunque poi vieni a, vieni a pagare nel bene e nel male quello che devi... Comunque in questo luogo noi che vediamo siamo testimoni, c'è impietà, ok? Stiamo vivendo in un esempio di malvagità. No, ma stai scherzando, ma c'è davvero impietà. Basta guardare cosa sta succedendo al mondo, ci sono posti dove, cavoli, neanche un bicchierino d'acqua hanno da bere al giorno. Sì. E se e sai, tu che ce li hai in abbondanza, questa è impietà per te. E sai qua, Yarayala, mi apro una piccola parentesi, sai quando Yahweh Shai profetizzava in Matteo 24, Luca 21, Marco 13, che negli ultimi tempi, prima del suo ritorno, ci saranno terremoti, carestie, cose varie? Perché credetemi che questa cosa della fame, soprattutto quando si parla di fame si pensa all'Africa, guardate che non è mai stato così nei tempi passati in Africa, ok? Anzi, è la terra di abbondanza. L'Africa è sempre stata la terra dell'abbondanza. Tutte le spezie partivano da là per venire in Europa. Non è mai capitato che non avessero cibo da mangiare, perché l'Altissimo, anche per coloro che non avevano proprietà, anche per coloro che non avevano la possibilità di lavorare o comunque che non volevano lavorare, ma c'erano gli alberi fruttiferi, ok? Cioè, quindi tutti quanti hanno la possibilità di mangiare e di bere. L'acqua non è mai... l'acqua in questo mondo è... il mondo è fatto due terzi di acqua, ok? Che ci sono i mari, ma... che sono salate e quella non si può bere, ma a livello di acqua potabile, ce n'è acqua potabile? Vedevo un documentario che parlava di quanto questo mondo sia in una fase degradante, però ti dicevano di come l'acqua potabile, ce n'è, quanta ne vuoi ce n'è. Quindi il punto che volevo tirare fuori qui di questo che sto dicendo è che quando il Messia ti parla che negli ultimi tempi verranno le carestie, queste carestie, verrà una grande carestia anche qui in Occidente, ok? Perché verrà quando collasserà la società attraverso la terza guerra mondiale, comunque verrà la carestia anche qui. Però le carestie del quale, quando noi leggiamo il Signore che dice in Matteo 24 ci saranno terremoti e carestie, questo è quello che stiamo vedendo, ok? Questo fatto che in Africa ci sono luoghi dove la gente patisce la fame, stiamo parlando di queste carestie qui, perché fino a 500 anni fa, 1000 anni fa, possiamo dire, questo non c'era. Adesso non so bene, se non è iniziato più che altro da quando gli europei hanno iniziato a conquistare e a colonizzare l'Africa. Sì, ma comunque, come hai detto prima, è una maledizione perché la terra ha cominciato ad essere infertile. E ha cominciato ad essere infertile perché ho guardato un documentario su Monsanto, ok? Se conoscete bene Monsanto, diciamo che è la casa che dà il seme a tutti i paesi. Monsanto ha distrutto sia India sia Africa. E indovinate chi gestisce questo Monsanto qui? Le famiglie delle porte all'inferno, ok? Chi le famiglie? Le famiglie delle porte all'inferno, per non dire il suo nome. Bill, okay. Bill Cancelli. Ah. Ok. Ok? Allora, cosa fanno? Monsanto si occupa... Quello di Microsoft. Sì, dire. Sì. Okay. Si occupano a fare questi semi geneticamente modificati, ok? E pongono una sanzione ai contadini. E io sono rimasto scioccato. Se andate a guardare questo documentario, lo troverete o su Redacted o su Odyssey, ok? E loro hanno posto questa legge a questi contadini, che questi contadini non potevano usare i semi che avevano naturalmente
per fare cibo, ok? E questi semi ai contadini, questi semi di Monsanto, li costa una follia, ok? E poi ci sono tante procedure che per far crescere questi semi qui. Devi prendere i loro chimici adatti perché sono geneticamente modificati. Se no, vengono su. E sai che la cosa che hanno scoperto? Una volta tu metti questi semi qui, ti rovina anche il suolo. Quindi questa gente qui si sono affidati ai loro nemici, ok? Essendo ignoranti, no? Tanti stati africani hanno preso soldi da loro. Perché cosa fanno? Vengono da te, ti danno soldi. Basta che fai. Hai visto cosa ha fatto Hari Kamala? Ancora l'anno scorso è andato a che paese? Uganda. Questi qua non volevano accettare la legge di Omos. È andato con una valigia di soldi. È andata con una valigia di soldi mentre gli americani soffrivano ancora di fame. C'è gente piena di gente per le strade senza casa. Ma vanno in vano a offrire cose per rovinare. Ho parlato di questa roba di Monsanto perché faceva anche parte di come la carestia è proprio iniziata in Africa e questi contadini non hanno più possibilità di coltivare bene la terra, li costava follie, non vendevano niente. Comunque c'è un documentario che vi consiglio di andare a guardare. Hanno fatto un disastro e Africa ha cominciato ad andare sempre più in povertà, sempre più in povertà, sempre più in povertà. E questo è. Immaginate la terra dove vengono la gran maggior parte delle risorse del mondo è il continente più povero. Che senso ha? Allora si dice che la Svizzera c'ha il cioccolato più buono al mondo, ma non ha neanche un albero di cacao. Hai capito? Guarda il paradosso. Poi che torno qua. No, lì abbiamo letto. Torniamo a Salmi, capitolo 64. Lo prendo. Non ce l'ho, scusami, no, Salmi 64. La pietà di Salomone, capitolo 2. Ok. Concludendo, cioè, leggendo il versetto 2 dice poi che noi nasciamo in ogni avventura e saremo nell'aldilà come se non fossimo mai stati, poiché il respiro nelle nostre narici è come fumo. È una piccola scintilla nel movimento nel nostro cuore. Scusa, puoi leggere di nuovo la prima frase? Dice, poiché noi nasciamo in ogni avventura e saremo nell'aldilà come se non fossimo mai stati. Allora, ehi, guardate, questi pensieri sono davvero pensieri che ti portano a fare le cose più malvagie al mondo. Immaginate che delle famiglie bancarie che governano il mondo oggi, un esempio delle famiglie delle Rothschild, cavoli, questi hanno, come si dice, triliardi? Cos'è? Hanno i triliardi, sì. Hanno triliardi che... 500 triliardi di dollari. Sì, 500 triliardi dichiarati. Sì. Ok? Ma non, saranno... Sì. Diciamo non dichiarati. Non sì. Dichiarati, ma ipoteticamente capiti. Sì, ma sì. Sicuramente ne hanno... Questi sono solamente i soldi liquidi. Per non parlare dei beni... delle case, i terreni che hanno. Questa gente, immaginate, ma io non... Trilioni. Ma immaginate, no, quanti siamo? Siamo 9 miliardi al mondo, no? Ok? Siamo 9 miliardi. Se tu prendi 1 milione di euro, ok? E lo dai a ogni... Non arrivi neanche a... A quello che hanno loro. Non arrivi neanche a un decimo di quello che hanno loro. Guardate il pensiero che hanno, ecco perché dice poiché noi nasciamo in ogni avventura e saremo nel al di là come nulla fosse. Quindi loro credono che, cioè, per vivere come vive questa gente qui devi essere proprio Satana, proprio. Sì, se quello... devi essere proprio un sbatte del mondo. Se quello vogliamo prendere dal punto di vista profetico, in realtà loro quando saranno dall'altra parte, quando noi entreremo nel regno, saranno come se non fossero, come se non fossero mai stati davvero in realtà. Perché uno, saranno portati, saranno tolti dal loro dal settimo cielo nel quale si trovano in questo momento, dallo stato celestiale, come celestiale, vogliamo sì. Prendere, che si trovano in questo momento, dal potere, e saranno portati in schiavitù. E poi come, secondo la profezia di Abdia, capitolo... Lo prendo io. Ce l'ho. Questo è Abdia capitolo 1 versetto 18 dice
La casa di Giacobbe sarà un fuoco e la casa di Giuseppe una fiamma e la casa di Esaù come paglia che essi incendieranno e consumeranno. Non rimarrà più nulla della casa di Esaù. E quasi nel regno discendenti di Esaù, gli Edomiti, coloro che oggi governano il mondo, questa elite mondiale, dopo 1000 anni di schiavitù saranno completamente estinti. Quindi è anche profetico, se vogliamo, questo che stiamo leggendo. Che nell'aldilà nell'aldilà e saremo nell'aldilà come se non fossimo mai stati. In realtà per loro è la verità, ma non per noi, ok? Allora, non per noi e neanche per i figli degli uomini, se per questo. Non per gli israeliti, non per il popolo di Israele e neanche per le altre nazioni, ok? Che nell'aldilà torneranno a vivere sia i 2/3 della casa di Israele, perché quando tornerà il Messia, Yahweh Shai, quando verrà il giudizio finale dell'Altissimo, è solo 1/3 della casa di Israele sarà salvato, i 144.000, gli eletti principali, e 1/3 della casa di Israele saranno salvati dal giudizio, mentre i 2/3 della casa di Israele e le altre nazioni, con la nazione degli Edomiti, periranno nel giudizio dell'Altissimo, che il giudizio dell'Altissimo comprenderà fame, carestia, spada, morte e distruzione, sarà terribile. Il giudizio dell'Altissimo non sarà così in un attimo, il giudizio dell'Altissimo sarà per un tempo, ok? Durerà un tempo su questa terra qui. Pensate a quello che causerà la terza guerra mondiale, fame, distruzione, malattie, morte comunque praticamente. E nel regno le altre nazioni ritorneranno i 2/3 di Israele attraverso gli eletti, mentre le altre nazioni che ritorneranno vivranno la terra, gli Edomiti saranno gli Edomiti saranno rinati e dovranno costruire, dice, per 1000 anni. Parla la scrittura che loro puliranno proprio tutta la merda, seppelliranno cadaveri, loro ripuliranno tutto quello noi che noi avremo il potere di far risorgere quanto vogliamo Rothschild. Ok? ripuliranno quello che è stato della terza guerra mondiale, la morte e la distruzione della terza guerra mondiale. E dopo 1000 anni loro saranno completamente estirpati. Il popolo di Israele, quando gli eletti e il popolo di Israele che verrà, saranno come dei, dice la scrittura, quindi saremo immortali. Ecco la promessa della vita eterna che il Messia ha fatto al suo popolo. Mentre le altre nazioni, come gli ammoniti, così chiamati giapponesi, gli ismaeliti, così chiamati arabi, e così via, gli elamiti, così chiamati indiani dell'India, i moabiti, così chiamati cinesi oggi, loro vivranno la terra, però loro saranno mortali, loro continueranno a morire e reincarnarsi. Però saranno bene. Questo è il libro di Isaia, capitolo 29, e parto da versetto 5, dice: ma la moltitudine dei tuoi nemici diventeranno come polvere minuta, e la folla di quelli terribili come pula che vola. Ciò avverrà a un tratto, in un attimo. Sarai visitata dal Signore Yahweh Shai degli eserciti con tuoni, terremoti e grandi rumori, con turbine, tempesta, con fiamma di fuoco divorante. La folla di tutte le nazioni che marciano contro Araya, che sarebbe Israele, dice, di tutti quelli che attaccano lei e la sua cittadella e lo stringono da vicino. Ed è quello che stanno facendo a noi oggi, ci stanno stringendo sempre, ok? Quel poco che abbiamo, li stanno ancora togliendo, affinché noi diventiamo impazziti, no? Dice, sarà come un sogno, come una visione notturna, come un affamato sogna, ed ecco che mangia, poi si sveglia e ha lo stomaco vuoto. Come uno che ha sete e sogna, che beve, poi si sveglia ed eccolo stanco e assetato. Così avverrà della folla di tutte le nazioni che marciano contro il monte Sion. Ed è questo che abbiamo letto poco prima qui, che volevi aprire un altro parentesi, che sarà attraverso lo Spirito, così, che saranno come non ci sono mai stati. Con tutta la ricchezza che hanno, arriverà un momento, boom, sarà come fosse non c'è mai stato. Sì, diciamo che in questo precetto che fratello ha letto vengono paragonati a un sogno, così come quando noi la notte sogniamo, poi ci svegliamo e questo sogno è finito lì, è svanito, così questa razza malvagia, quando dopo i 1000 anni di schiavitù saranno svaniti, non saranno più ricordati. Ehi, è una brutta cosa. Io mi ricordo la mia infanzia, crescendo, c'erano alcuni cibi
che non potevo proprio acquistare economicamente. Sono giorni che dormo, infatti da noi si dice che è una male cosa quando sogni che mangi e bevi e robe varie, di stare attento, magari i spiriti ti danno cibo malvagio. E tante volte ho sognato che avevo un tavolo, mangiavo nel tavolo e non volevo svegliarmi più. Mi sveglio e cavoli, sì. Non c'è una fame proprio. Anche a me è capitato. È un fazzoletto a questo. Dico sempre di mettermi nello zaino. Un po' di raffreddore? No, no, sai, sì, un po' di allergia, sennò. Ah, ci ho preso un attimo. Grazie, ti vado. Non posso lasciarti nessuno? Togli te la lascia. Ti vado. Continuiamo a leggere in... Sapienza di Salomone, capitolo 2. Andiamo al versetto 3. Sempre vediamo i ragionamenti degli empi e li attualizziamo con i ragionamenti delle religioni oggi. Dice: estintosi, il nostro corpo sarà ridotto in cenere e il nostro spirito svanirà come l'aria dolce. Guardate, il contrario di quello che in realtà abbiamo visto prima nella scrittura, dove dice che il corpo ritorna a polvere. Possiamo parlare una cenere qui, ok? Magari è una similitudine. Però, come dice la scrittura in Ecclesiaste, che lo spirito torna a Dio, quindi ecco, un vero credente sa che lo spirito torna all'Altissimo, quindi non c'è la morte, non esiste la morte, ok? Come dicevo prima al fratello, con quel precetto là, annulla la morte quel precetto. Una volta che finisce la morte semplicemente in questo mondo qui, quello che ci separiamo dal nostro corpo e torniamo all'Altissimo, c'è un'altra vita, entriamo nel mondo spirituale, ok? Il ragionamento dei malvagi invece è l'opposto, dice che il nostro spirito svanirà, non esisterà più. Qua, se ci pensiamo anche sempre da un punto di vista profetico, la verità è che accadrà a loro, però non accadrà a noi, accadrà a loro, perché come abbiamo profetizzato attraverso le scritture, quello che accadrà a loro dopo mille anni di schiavitù, anche il loro spirito svanirà. Però il problema è che questo ragionamento qua, a oggi, è un ragionamento che ha contaminato anche la nostra gente, ok? E quindi li ha portati a ragionare come gli edomiti, li ha portati a ragionare come degli empi. Per questo noi siamo qui a farvi ascoltare la verità della Bibbia, a riportarvi nella corretta via, affinché possiamo servire e avere timore del Dio vivente, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, e non degli uomini, non delle religioni. E non seguire le nostri desideri, le nostre passioni, come se poi dopo di questi non dovessimo pagare una conseguenza, come se questa fosse l'unica vita. Ma nel vivere, come dice anche Pietro, in Primo Pietro capitolo 4 versetto 2, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini ma alla volontà di Dio. E quindi ricercare la volontà di Dio, e dove la ricerchiamo? Attraverso la sua parola. E questo è quello che stiamo facendo, perché questa vita noi ci siamo lasciati istruire da non è che ci siamo lasciati istruire siamo stati obbligati a essere istruiti prima di tutto dai nostri genitori, che a loro volta sono stati istruiti dai nostri nonni e così via, sono stati forzati da un insegnamento religioso, che ricordiamolo che i nostri genitori sono nati in un'epoca dove tu non potevi avere un'opinione diversa da quella che era la religione, se no venivi visto come un super nemico, un satana, venivi visto come un diavolo in casa. Ricordatevi che ai tempi un bambino non poteva nemmeno dire di essere stato toccato dal prete, che era il bambino era il problema, non il prete. Cioè, quindi i nostri nonni, bisnonni, genitori sono cresciuti in questa oppressione qui. Quindi quando arriviamo a noi, quindi quando arriviamo a noi
siamo stati forzati anche, all'inizio siamo stati istruiti dai nostri genitori che però, come abbiamo detto, sono stati forzati a loro volta. Poi siamo stati istruiti a scuola, siamo stati istruiti nel catechismo, o nelle varie religioni nelle quali siamo cresciuti. E questo cosa ha fatto? Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che noi seguissimo il ragionamento degli empi, dei malvagi, perché è loro che governano oggi. Ok, sono i diavoli che governano oggi il mondo. Poi posso dire qualcosa velocemente? Questo ragionamento è un ragionamento sfavorevole ai figli dell'Altissimo, perché i figli dell'Altissimo in realtà dovranno regnare per sempre, come dice il libro di Daniele. Giobbe 9:24, la terra è data in balia dei malvagi. Siamo consapevoli che viviamo nell'epoca dove i malvagi governano il mondo, quindi tutto quello che abbiamo imparato fin da bambini, tutte queste dottrine dal punto di vista scientifico, dal punto di vista religioso, e dal punto di vista dell'educazione alimentare, dei rapporti, è malvagia, ok? Con questo adesso non voglio dire che dobbiamo vivere a dire tutto è malvagio e vogliamo essere i super perfetti, super santi, ma un passo alla volta, con saggezza, purifichiamoci, ok? Come potrà l'uomo rendere pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola, ok? Come dice la scrittura. Quindi la nostra esortazione è quella: aprite la Bibbia e iniziate passo passo a purificarvi. Anche a oggi attraverso lo Spirito stiamo prendendo dal punto di vista, ecco, della reincarnazione, dell'inferno, della vita che non è una, di come comportarsi, perché questo ragionamento alla fine è quello che noi, lo Spirito ci sta esortando a dire: cercate di comportarvi, cercate la giustizia dell'Altissimo, non cercate la giustizia degli uomini, non cercate la giustizia delle religioni, non cercate la giustizia di quello che pensano gli altri, perché oggi la maggior parte della gente vive pensando quello che pensano gli altri. Infatti quanti, ci sono sicuramente persone che conoscono questa verità ma non vengono fuori per paura del giudizio degli altri. Questo è un step iniziale per maggior parte di noi. All'inizio abbiamo timore, pensiamo cosa penseranno i miei genitori, cosa penseranno i miei amici. Io mi ricordo personalmente, pensavo tanto cosa penserebbe la chiesa che andavo in quell'epoca là. Comunque, per finire questo punto qua, consiglio poi per chi attraverso lo Spirito si sentisse di... Naturalmente poi prima di venire fuori ad insegnare uno deve studiare la Bibbia, deve leggerla, e consiglio che si dà è quello di non andare a insegnare nella propria città, ok? Il Messia Yahweh Shai lo dice stesso, che un profeta non è accettato nella sua propria patria, nella sua propria città. Comunque, parlando sempre di questo ragionamento dei malvagi... Anzi, e poi, scusami, poi per chiudere, ecco, mi sono arrivato a dire questo perché dico la gente si preoccupa di quello che pensano gli altri, quando l'unico del quale ci dobbiamo preoccupare è di cosa pensa il Signore di noi, ok? Solo questo. Comunque, per appoggiare sempre al punto dei pensieri dei malvagi, ok, se siete nello spirito giusto vedrete che questo pensiero, che dopo la morte finisce tutto, è un pensiero davvero molto malvagio, perché è un pensiero che non conviene a noi israeliti. E vi dico perché. Questo è il libro di Romani, capitolo 11, versetto 26, che dice: e così tutto Israele sarà salvato, come è scritto. Wow. Quindi se noi andiamo dietro a questo pensiero di questi malvagi, ok, non può succedere questa roba qui, perché come sarà salvato tutto Israele? Attraverso il ritorno. Ok, attraverso la reincarnazione. Il Padre non è l'uomo che mente. Se lui dice che tutto Israele sarà salvato, vuol dire che tutto Israele sarà salvato. Infatti c'è scritto che il minimo tra israeliti sarà come re Davide, proprio il più scemo tra israeliti sarà come re Davide. E per poi andare a appoggiare a questa profezia qui, nel libro di Daniele, capitolo 2, versetto 44, dice: ai tempi di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Come
proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire. Semplicemente, fratello, quello che sta mostrando, ecco, che la promessa del Signore invece ti parla di una vita eterna, di un regno, ti parla di una salvezza e dopo questo regno qui, dopo che abbiamo lasciato questo corpo qui, ok, ci sarà un regno eterno. Se vuoi prendere Daniele capitolo 12, versetto 2, perché pensa che la prima volta che si parla di vita eterna nell'Antico Testamento, o comunque viene citata la vita eterna, lo dice qui in Daniele capitolo 12, versetto 2. Questo è il libro di Daniele capitolo 12, versetto 2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita. Molti di quelli che dormono, che sono morti, ok, si risveglieranno, ok? Quando, cosa accade? Quando tu muori, il tuo corpo torna polvere. Polvere, lo spirito torna... Tu vai nel riposo. Riposo e poi al momento giusto il Padre ti farà ritornare in un altro corpo. Vedete che, cioè, attraverso lo spirito, se uno prende le sacre, non ho neanche finito ancora di leggerla, ma già il punto è talmente così forte e chiaro. Ecco perché nel campo che abbiamo fatto a Napoli, e prima di tutto, prima di dimenticare, volevo salutare i fratelli che sono venuti a trovarci a Napoli, il fratello Giuseppe e il fratello Gennaro, e Yahawba Shomiao Shai Barakatam, e davvero grazie del gesto, è un gesto che ci ha reso molto felici, ok? Come abbiamo detto dopo il campo, per noi è stato come un bicchiere d'acqua, soprattutto a parte attraverso lo spirito ci hanno anche portato da bere e rinfrescare, che era una giornata calda. Che se ci pensi, di tutti i giorni che siamo stati a Napoli è stata la giornata più calda, è stata una delle giornate più calde, quindi per noi è stato proprio come, ecco, un bicchiere d'acqua fresca. E come dice la scrittura, anzi lo voglio prendere questo, e chi dà un bicchiere a un profeta sarà ripagato con benedizioni. Questo è Matteo capitolo 10, versetto 42. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Quindi questo che vi dia consolazione, sapendo che il Dio vivente, Yahawba Hashem, Yahawba Shai, per mezzo di suo figlio, ha promesso questi, che a chi dà anche un piccolo gesto ai suoi servi, che il suo premio non mancherà in cielo. Quindi che il Signore possa avere misericordia di questo. Chiudiamo la parentesi e torniamo qui. Questo è il libro di Daniele 12, versetto 2. E questo versetto non sta parlando altro che reincarnazione, ok? Ascoltate bene. Molti di quelli che dormono nella polvere, e pensa che prima di prendere il capitolo 2 mi era venuto in mente il capitolo 12. Ok. Ma non lo so perché ho preso due invece. Devo fare un punto. Dice, molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia, ok? Quindi tutti noi, non è vero che una volta moriamo è finita, no, ci risveglieremo, ok? Quello che sta dicendo in questa scrittura è quello che accadrà nel regno, ok? E qua gli eletti e un terzo della casa di Israele si risveglieranno per la vita eterna, ok? Ma anche due terzi della casa di Israele, però i due terzi della casa di Israele, prima di risvegliarsi nella vita eterna, si risveglieranno in vergogna. Ma non solo loro, anche le altre nazioni. Anche le altre nazioni. Che hanno fatto, perché qual è la differenza tra i due terzi e gli eletti e le altre nazioni e gli eletti? È che i due terzi hanno voluto seguire le vie delle altre nazioni. No, non hanno voluto seguire, che hanno voluto significa come se loro avessero voluto farlo. Ah sì, vabbè. Diciamo che i due terzi hanno seguito. Hanno seguito. Ok, si sono comportati. Diciamo che i due terzi non si sono ravveduti, tutto qua, ok? Non gli è stato dato di ravvedersi. Ah. E quindi così come le altre nazioni, periranno come le altre nazioni. No, perché tante volte quando metti una parola diversa da un suo diverso, sembra che dia un significato diverso. Poi naturalmente il fratello che è da apprezzare, ok? Perché se qui in Italia abbiamo
abbiamo la verità, il padre attraverso il fratello Yarayala l'ha portata qua in Italia e non essendo madrelingua italiano comunque, ci, con tutto l'impegno che ci mette nel, nell'insegnare italiano, perché potrebbe insegnare tranquillamente in inglese, la sua lingua, altri fratelli lo fanno, ok? Che conoscono due lingue ma parlano l'inglese che gli è più facile. Ma siccome in Italia ci sono molte pecore smarrite, ci sono figli di Dio in Italia che hanno bisogno della verità della Bibbia, fratello ha meglio delle sue possibilità, insegna in italiano, quindi è possibile che qualche volta possa, possa cambiare una parola e quindi qualcuno possa avere un intendimento diverso, ma attraverso lo Spirito siamo qui, ecco, per questo siamo in due. Il Signore li mandava due a due affinché uno potesse compensare l'altro. Ritorno a Sapienza di Salomone, capitolo 2, versetto 3, dove dice estintosi, sempre il ragionamento dei malvagi, dice estintosi, il nostro corpo sarà ridotto in cenere. E fin qua ragiona giusto. Poi dice, e il nostro spirito svanirà. Ma aspetta però, e vedi, voglio aprire una parentesi. In realtà il nostro corpo torna in polvere, non in cenere. Sì. E questa è la loro pratica, perché nei loro tempi loro prendevano i corpi e li bruciavano. E io prima penso, quando ho letto questo, ho detto, magari la cenere e la polvere possono essere dei sinonimi. No. Però tu, ecco, attraverso lo spirito hai preso un buon punto. Perché qual è un'usanza che fanno loro, che hanno i pagani? Era quella là di bruciare i corpi. Una cosa che in realtà non è una pratica che bisogna fare, quella là di bruciare i corpi. E a oggi la maggior parte delle persone bruciano i corpi di quando qualcuno muore, ok? A parte lo fecero ai tempi del Cocco 1-9, ok? Sì, sì. Degli anni hanno fatto un sacrificio. Hanno obbligato la gente che quando un loro parente moriva per quello lo dovevano bruciare. Quindi tu praticamente un tuo parente, una volta che gli entrava in ospedale, gli ficcavano quel casco in testa, come hanno fatto così con mia nonna, ok? Io mia nonna l'ho sentita due giorni prima, stava bene. Due giorni dopo, perché naturalmente quando hai un'età anziana è normale che se ti prendi l'influenza stai un po' così infermo, però l'ignoranza dei parenti intorno, che cosa ha fatto? Me l'hanno portata in ospedale e da lì gli hanno ficcato il casco in testa e dopo neanche due giorni è morta di arresto cardiaco. Non ce l'hanno fatta vedere, non potevamo entrare dentro, non ce l'hanno fatta vedere, l'hanno portata direttamente a bruciare. Al funerale non sapevamo neanche se lì dentro c'erano le ceneri di mia nonna, se per questo c'erano le ceneri di qualcun altro. Questo per farvi capire questo, come è andata tutto attraverso la malvagità, quello che è passato qualche anno fa, ok? Ok, io... Si chiama... Questa combustione, no? Del cadavere si chiama la cremazione sul fuoco. Dice, la pratica della cremazione sul fuoco aperto fu introdotta nel mondo occidentale dai greci già nel 1000 avanti Cristo. Sembrano aver adottato la cremazione di alcune persone del nord come imperativo di guerra per garantire che i soldati vengano uccisi in territorio straniero. Fu funerale della pratica cui partecipano familiari e cittadini. Quindi questo non è una cosa che siamo stati insegnati a fare, non è una pratica nostra. E sappiamo che il libro di Primo Maccabeo, primo capitolo, ne parla di quando questi diavoli sono saliti in potere come i greci, cosa è successo? Si è moltiplicato la malvagità. Poche parole, Alessandro Magno, mentre faceva tutta la sua conquista, andava e lui abbracciava tutti i dei pagani, qualunque città lui arrivava, le usanze, tradizioni, lui li prendeva. È andato anche a Libia, dove adoravano i loro dei. Ovunque andava lui prendeva, ok? Quindi qui loro, volevo tirare fuori questa cosa. Sì, sai, è un altro punto che ecco, attraverso lo spirito ci ha tirato fuori, ecco, che questa pratica di cremazione non è una pratica biblica, non è una pratica che il Signore ha dato al suo popolo, perché basta vedere gli esempi sia del Messia. Il Messia quando fu crocifisso e dopo spirò
lo spirito, che cosa fecero? La nostra pratica era quella di mettere olio, quella di profumare i corpi, e mettono nel sepolcro per bendarlo. Dopo che il corpo decompone, si torna a prendere le ossa e si va a mettere nella tomba. Bravissimo. E c'è proprio una procedura. Sì. Infatti, quando Yahawashi aveva chiamato uno dei suoi discepoli, che dice che lascia che i morti seppelliscono. Ma non è che lui voleva andare a seppellire il suo padre che è appena morto, no, voleva perché il vero seppellire, dopo un po' di tempo, quando il corpo si decompone, rimane solo ossa, okay, si raccoglie e si va a mettere nella grotta, sì. Ok. Infatti un altro esempio che mi viene alla mente è quello di Lazzaro, quando il Messia andò a resuscitare Lazzaro. Un bel esempio è Giuseppe. Dopo la sua morte, quando i figli di Israele andavano via, ha chiesto di portare le sue ossa e andare a seppellire con i suoi padri. Giuseppe, quando era in Egitto, se andiamo a vedere la storia, il fratello Yahya. No, c'è proprio, se il padre mi permette, c'è proprio una storia proprio su le usanze. Ecco perché è interessante la storia, davvero. Le usanze, c'è un libro che ho in PDF, le usanze dei tempi antichi degli ebrei. E lì cominciamo a vedere che tante cose che abbiamo abbracciato oggi, che stiamo chiamando una cosa normale, non è altro che delle menzogne che abbiamo imparato da altre nazioni, queste altre nazioni qua. Ascolta questo è Genesi capitolo 50, vado direttamente al punto. Qua si parla della vecchiaia e della morte di Giuseppe, ma andiamo direttamente alla morte. Versetto 26, poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto. Poi voglio riprendere dove fu prese le ossa. Lui si è imbalsamato perché questo è il nostro rito, va imbalsamato con il telo, ok? E va messo in una tomba, ma in questo caso gli egiziani usavano sarcofago, ok? Ma di vero era Giuseppe o Giacobbe? Che Giacobbe disse vicino a Giuseppe, quando muoio poi va a mia seppellire. Forse è Giacobbe, ma anche sì. Giuseppe però, okay, ha fatto giurare, no? No, forse è Giacobbe o Giuseppe, uno dei due, ma mi sa che entrambi. No, perché il versetto 25 lo dice. È Giuseppe, vero? Sì. Allora, questo è Genesi capitolo 50, il versetto prima dice Giuseppe fece giurare i figli di Israele. Lui ha fatto giurare, infatti. Dicendo, Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato ed deposto in un sarcofago in Egitto. Sì. Soffro un attimo, no, se poi torniamo in... Sapienza di Salomone. E se ci pensi a oggi? Scusami, un punto che mi sarà che se non c'è una cosa. Vai, no, me la ricordo, vai. Allora, in questa epoca che stiamo vivendo, il bruciare dei cadaveri lo hanno fatto diventare un'altra forma di idolatria. Perché cosa fanno? Bruciano la cenere del loro. E li mettono in un contenitore e a casa hanno un altare, ok? Alcuni li hanno fatto in una collana e dentro la collana c'è cenere e portano con sé il corpo del proprio marito, chissà. Io ho visto questa cosa, anzi ci sono posti qui dove paghi dei soldi se hai un qualcuno che ti è caro, che è morto, no? Loro bruciano in cenere e fanno una collana e dentro la collana c'è la cenere. Beh, queste cose sono forme di idolatria. A parte che il nostro padre dice di non toccare qualunque un cosa cadavere. Di morto. Toccare un cadavere è cosa impura, quindi pensate a portare addosso. Adesso sei impuro, sei il demone. Su una collana, qualsiasi impuro, o mettertelo in casa, qualcosa di. Sì. Di impuro, ok? Invece il punto che volevo tirare fuori era proprio questo, di come a oggi, dal punto di vista economico, che diciamo che fino a 20 anni fa la cremazione era vista come qualcosa di strano, 20-30 anni fa anche tra i nostri genitori, ma oggi quando qualcuno muore si va subito a cremare perché costa di meno. Capito? Che al posto di. Comunque per una questione di costi ti costa di meno e la maggior parte della gente
fa bruciare coppie, quindi... Beh, diciamo che questa è la visione di Daniele, il mondo è andato da una qualità, è arrivato proprio al più base, più... Sì, che se ci pensi, degrado proprio. Se ci pensi, gli egizi, non c'è più rispetto, anche gli egizi di si imbalsamavano. Se ma ci stai pensi. Scherzando? Gli egizi si imbalsamavano alla grande, sì, sì. Proprio. E poi ho fatto un video, non da tanto tempo, di come gli europei... Non ci sono neanche più mummie, perché è una delicatezza per gli europei. Questi qua andavano a prendere i corpi delle mummie in Egitto, li vendevano e mangiavano questi corpi qui, li usavano per le varie cure. Ma immagina che gente. Hai fatto un video, il fratello, per chi vuole, su GMS Italia 3. Andando avanti, versetto 4 dice: e il nostro nome sarà dimenticato nel tempo e nessuno avrà memoria delle nostre opere e la nostra vita passerà come... E la nostra vita passerà come traccia di nuvola e sarà dispersa come nebbia che è scacciata dai raggi del sole e sopraffare con il suo calore. Qua, come hai letto anche prima, che sarà come un sogno. Sì, ma voglio tirare fuori un punto. Qual è la scrittura là che dà il nome Salmi 64? Cos'è? Salmi 49. Salmi 49. Che Salmi 49, 11. Questa è la loro paura, il loro timore è quello. Il nostro nome sarà dimenticato nel tempo. Salmi 49 e 11. Il nostro nome sarà dimenticato nel tempo, nessuno avrà memoria delle nostre opere. Questo e avendo questo pensiero, cosa li porta a fare? A fare disastri come le conquiste di America, le conquiste di Africa. E loro cambiano i nomi di questi posti qui affinché possano essere ricordati. E lo fanno sia da un punto di vista proprio a livello mondiale, globale, come i continenti. Ad esempio il continente Africa, che viene da da Scipione l'Africano, ok? L'America viene da Amerigo Vespucci. Asia, che viene da asiatico, che è il fratello di Scipione Africano. Cioè, se ci pensate, che prima l'Africa si chiamava tipo Terra di Kush. Si chiamava proprio, dopo un po' di tempo, veniva chiamato Etiopia. Ok. Tutto il continente, infatti c'ho una collezione di mappe antiche. Sì. Africa in sé, c'era Etiopia interiore e inferiore. Le Americhe si chiamavano Arsharet, Harataza in ebraico. Sì. E qui vediamo che sia dal punto di vista, anzi sia da un punto di vista, ecco, di territori ampi, sia andando un po' in basso alle nazioni, hanno cominciato a dare i loro nomi alle nazioni, come la Colombia, che viene da Cristoforo Colombo, Repubblica Dominicana, che viene da Domenico, il papà di Cristoforo Colombo, sia, se ci pensi, sia Salacchia, sia fino proprio alle vie. Quando tu vai qua, questa è via Leopardi, via Mazzini, via quest'altro, chi è morto? Un personaggio, un presentatore in Italia, chi mi viene in mente? Mike Buongiorno, qua questo mettiamo via Mike Buongiorno, gli facciamo la... Sì. Cioè, pensate da che punto di vista, sia da un punto di vista globale, continentale, che da un punto di vista delle strade, delle vie, mettono i loro nomi alle terre, se vuoi leggere quel precetto. Questo è il libro di Salmi, capitolo 49, versetto 11. Pensano che le loro case dureranno per sempre, e che le loro abitazioni siano eterne, perciò danno i loro nomi alle terre. Perciò danno i loro nomi alle loro terre, capito? Infatti, questi monumenti grandi, quando siamo stati a Pompei, una cosa che noterete a Pompei è che tutti questi dei che adoravano lì erano una volta degli uomini, okay, come qual è quello là, nudo, grosso, nudo. Che divinità era? Quella è Venere. Quello è Venere, ok? Questi qua erano uomini di grande statura, ok? Come anche Giulio Cesare. Giulio Cesare ci faceva adorare, infatti. Sì, sì, gli imperatori erano dei, erano dei, imperatori, dios. Ok, questa era la loro maniera di lasciare qualcosa per sempre, perché loro non pensano che il padre li avrebbe li avrebbe fatto ritornare o robe varie. No, loro avevano il loro modo di fare le cose. Sì, volevano essere ricordati attraverso... Ecco perché vedete tanti monumenti grossi, inutili, ok? Sì, sì, sì. E i loro figli, è qui che capirai i loro figli, questi qua sono andati in tutte le parti del mondo distruggendo monumenti
importanti, monumenti antichi che non sono stati fatti da loro. Alcuni hanno cambiato la storia che lo hanno fatto da loro. Sono andati in Egitto, hanno distrutto quasi tutti i Sfinci, togliendo il naso, mettendoli. C'è stata un'invasione che hanno fatto con le dinamite, sa che erano i francesi se non sbaglio, mettevano dinamite sulla faccia di questi monumenti grossi e li bombardavano, ok? Per togliere gli attributi facciali dei così chiamati negri, ok? E quelli che possono dire che sono loro, che possono dare menzogne, cambiavano il nome e facevano. Ehi, salutiamo a Giuseppe Yareala. Ehi, Shalom Giuseppe. E amici, ehi, Shalom. Ehi, Shalom. Ehi, grazie ancora Giuseppe. E sai, comunque, hai tirato fuori, siamo stati a Pompei, consigliamo di non andare a Pompei. Perché sì, è una perdita. Alla fine andate a vedere quattro case rotte. Noi siamo andati a Pompei solo per mostrare il giudizio dell'Altissimo, sì. Solo per dimostrare come finirà questo regno qui, ok? Con il fuoco dell'Altissimo, che l'Altissimo il fuoco lo può utilizzare dal Vesuvio, lo può utilizzare dai missili nucleari, o lo fa piovere dal cielo come ha fatto con Sodoma e Gomorra. L'Altissimo ha il controllo di tutti gli elementi, come dell'elemento del fuoco. L'unico motivo della nostra visita a Pompei era di fare edificazione, di fare edificazione, di mostrare proprio un giudizio potentissimo dell'Altissimo, a differenza di quello che invece che vedevano gli altri. Infatti appena abbiamo finito lì, ho detto che ci facciamo qua, andiamocene via, che dobbiamo fare questo a Pompei. Quindi non c'è male che non abbiamo pagato per vedere le ville, quella. Sì, sì, che c'era da pagare di più per vedere altro, ma che vogliamo vedere le case scarrupate di questi diavoli. Le case scarrupate di questi diavoli e il loro stile di vita malvagio. È praticamente questo Pompei è una città, un paese, una città scarrupata, quindi non c'è nulla da vedere. Infatti noi una volta abbiamo fatto i video, siamo stati lì quanto? Un'ora? Cioè abbiamo fatto un giretto, abbiamo fatto l'edificazione e poi siamo andati via. Torno in Sapienza di Salomone, capitolo 2, versetto 5, dice: poiché il nostro tempo è una vera ombra che passa e dopo la nostra fine non c'è ritorno. Ehi, perché scusami, cavoli, leggendo questo capitolo a me ricorda molto documentari che ho guardato sull'impero romano. Davvero, questi imperi romani, allora sapete che l'impero romano è diviso tipo in due, ok? Si divise in due. La prima fase si chiama l'impero romano pagano. Ok? Mm. E la seconda fase è chiamato Sacro Romano, ok? Perché dopo i figli dell'Altissimo sono entrati in potere, ok? E diciamo che quell'epoca buia, quell'epoca dei diavoli era finito con Vespasiano e i suoi figli. Dopo Vespasiano sono entrati Hydra è quello che è entrato dopo. Comunque, il punto che volevo tirare, comunque con Nerva alla fine. Mm? Nerva. Dopo non lo so che. No, per spiegare in maniera in un italiano più semplice, praticamente dopo gli imperatori romani all'inizio erano edomiti, ok? Anzi, vogliamo prendere proprio all'inizio, erano anche gli degli, vabbè. Comunque gli imperatori romani. Se non andare là. No, non andiamo troppo indietro. Comunque gli imperatori romani, diciamo quelli che conosciamo i primi, che sono Giulio Cesare, Claudio, Domiziano, comunque Vespasiano, Tito, adesso non me li ricordo bene tutti in ordine, comunque quelli là erano di stirpe edomita. C'era Commodus, ok? Dove cavolo è? Però poi da Nerva in poi. Bravo, è Nerva, da Nerva in poi. Gli imperatori romani erano di discendenza israelita, ok? Perché gli israeliti comunque erano dispersi in mezzo alle nazioni, erano dispersi anche a Roma. E ci siamo mescolati loro, quindi avevamo anche la loro sembianza, ma in realtà una grande caratteristica che si vede è che da quando poi sono arrivati quando sono andati al potere, quando gli israeliti hanno iniziato ad essere imperatori, non è che dicevano io sono israelita, comunque erano romani con origini israelite che magari neanche ricordavano più, come noi oggi comunque passano le generazioni, noi oggi ci siamo nati italiani, quindi se il presidente Mattarella oggi, poi quello sarà un maledetto edomita. Comunque quando se noi diventassimo presidenti, se siamo
diciamo di essere italiani, ma in realtà non lo sappiamo che abbiamo origini israelite. E lo stesso accadde con l'impero romano, che ai tempi di Nerva iniziarono ad esserci degli imperatori di cittadinanza romana che pensavano anche di essere romani, ma che in realtà erano di origini israelite. Allora era Augustus, Tiberio, Caligula. Questi quelli sono quelli edomiti. Claudius, Nero, Nerone. Ok. Galba, Otto, questi due qua hanno avuto il regno più stupido, sei mesi tipo. Bravo, veloce. C'è Vitellius e Vespasiano. Okay. Dopo Vespasiano ci sono stati i suoi due figli, Tito e Domiziano. Okay. Questi erano, diciamo, l'impero dei, dei diavoli, davvero. Poi dopo è entrato Nerva. Ok. E da, da Nerva, poi Trajana, Idran. Sono entrati Nerva, Traiano, sono, sono tutti i, i, di origine israelita. E questo si chiama, da quell'epoca si chiama Sacro Romano Impero. Sacro Romano Impero. Il punto che volevo dire. Di questo? Sì, okay. Sì, c'è, ce lo tiro fuori da Wikipedia, Holy Roman Empire. Che se non sbaglio il Sacro Romano Impero entro tipo nel, durante l'epoca del Rinascimento. No. Ah sì? Ma qual era? Vabbè, vedi poi. Forse hai ragione tu. Ok, vabbè, ma è solo una questione di titoli, di come si chiamano queste. Ma qual era il punto che volevi tirare fuori? Il fatto che ci furono questi. No, il fatto che volevo. Sì. Quei primi là. Ok. Guardando. Come si chiama? Perché il precetto che ti ho tirato fuori, sì, che abbiamo letto, è stato e dopo la nostra fine non c'è ritorno. Come vivevano questa gente qui? Come vivevano questa gente qui? Era roba fuori assolutamente. Vai a prendere ognuno di loro. Ah, però, diciamo che quello che tu hai tirato fuori, sei arrivato a questo punto qua, perché hai detto che leggendo questo ti ha ricordato mi ha ricordato i documentari che tu hai visto dell'impero, sì, romano, dove loro praticamente vivevano in maniera scellerata, in maniera abominevole, in maniera facevano dei quei orge, facevano sacrifici e facevano, diciamo, uno stile di vita veramente abominevole. Abominevole. E vi consiglio, c'è una serie su Netflix che vi consiglio di vedere. Infatti è qua che dice versetto 5, rilego, dice: poiché il nostro tempo è una vera ombra che passa e dopo la nostra fine non c'è ritorno, perché è ben sigillato in modo che nessuno venga più. Venite dunque, questo è versetto 6, venite dunque, godiamoci delle cose buone che sono presenti e usiamo prontamente le creature come da giovani. Immaginate che l'antica Roma è andata in bancarotta per come spendevano questi qua, imperi. Cioè, l'antica Roma era andata proprio in degenerazione, c'era tanta povertà, la gente non aveva nemmeno pane e niente. Solo perché queste qua avevano un modo stralussuoso di fare cose e non gliene fregava niente del popolo. Non avevano autocontrollo. E che cosa hanno cominciato a fare per tenere calmi il popolo? Hanno cominciato a fare il pane ciclo, ok? Pane circo. Praticamente a intrattenerli attraverso gli spettacoli al Colosseo. No, ci sarebbe stata una ribellione. Sì, attraverso, diciamo, l'intrattenimento dello spettacolo. Colosseo veniva chiamato pane circo, un po' quello che oggi ha allo stadio. Le sagre. Sì, le feste, le sagre. Dove sì. Hai il vino gratuito. Vino a poco prezzo. Per poco prezzo. In quei tempi la organizzavano queste cose qui. Infatti la parola intrattenimento, intrattenere la mente, ok? Trattene la mente della gente per un attimo. Per non farli ragionare. Non pensano più ai suoi problemi, ok? Quindi per non farli ragionare nemmeno della situazione che li circonda, della situazione, per tenerli distratti praticamente. Dai. Facevano spettacoli, tiravano fuori, come si chiama, i loro schiavi ebrei. E li facevano lottare da là che sono venuti. Li facevano mangiare dai leoni. Li facevano mangiare queste cose qui per la gente. Mentre lo guardavano, gli davano pezzi di pane, vino e tutti. Oh, man. Comunque hanno da ripagare tutte queste cose qui. È quello che loro non hanno capito, perché qui credono che possono fare tutta questa roba qui
e andare tranquilli senza ripagare niente. Ah, sai una cosa che mi stava per sfuggire? E se tu vai a vedere anche nel calendario delle feste dell'antica Roma, cioè tu vedi che praticamente tutti i mesi era pieno di feste. Era, sì. Sempre festa, tutto l'anno. Tutto l'anno. Cioè tu vedi veramente, da questo periodo, cioè erano veramente pochi, secondo me erano più i giorni di festa che i giorni... Ma cioè su Wikipedia, stavo guardando qualche giorno fa, o qualche settimana questo fa. Era perché erano arrivati in uno stato di degrado che non avevano nemmeno più fondi per sostenere le loro guerre, perché erano dappertutto, non avevano fondi per sostenere le guerre, avevano fatto nemici dappertutto, ok? I germanici erano lì alle porte, ok? Avevano mal gestito tutto, come stanno mal gestendo il mondo oggi, e vedi che sono la stessa gente. America è in inflazione che è fuori dal tetto, voi non potete nemmeno immaginare. Per ogni bambino nato ci sono già debiti, ma proprio, ma non potendo mantenere questa lusinga di cose, sono lì sempre a portare guerra in Ucraina, in Yemen, in questo, in Africa, stanno spendendo più di quello che hanno. E la stessa cosa è successo nell'impero romano antico, ok? Allora la gente è arrivata a un punto che ci doveva essere una ribellione, e lì loro non potevano avere una ribellione, perché se c'era una ribellione da dentro, i nemici attorno che si sono fatti dappertutto se ne approfittavano e li conquistavano. Questo quindi ci dimostra come anche questo regno qui, questo governo qui, come gli Stati Uniti d'America principalmente, che sono state la nazione e la regina degli ultimi decenni, dell'ultimo secolo, sono vicini praticamente al crollo, alla fine. Siamo alla fine della quarta bestia, siamo alla fine dell'impero romano 2.0, che è la quarta bestia, perché quando in Daniele ti parla della quarta bestia ti sta parlando dell'impero romano, e noi oggi... No, è la quinta bestia questa. Quarta bestia. I piedi con... No, quelle sono le epoche, sono le ere. Scusami, Salacchia. Sì, sì. La quarta bestia. Invece della bestia del quale parla in Daniele sempre. Sì, sì. È la quarta bestia, che è l'impero romano, che a oggi noi viviamo, secondo me. Ah, avevo preso la statua. Che era la... cioè noi oggi viviamo secondo lo stile dell'impero romano, che fa di questo, dal punto di vista politico, perché la politica oggi... E quanti bottiglie te ne chiesi? Ieri ha lavorato comunque. Ieri ha lavorato ieri. Sabato sera, ieri, sì, ha lavorato. Dal punto di vista politico, perché il fatto di che una politica come ce l'abbiamo oggi, dove ci sono dei più partiti, c'è una destra, c'è una sinistra, come in America ci sono i democratici, i repubblicani, questo nacque nell'antica Roma con i plebiani e i patrizi. E patrizi. Aspetta, fammi dire che ci sono plebiani e i patrizi. I plebei e i patrizi, bravissimo. Dal punto di vista politico, dal punto di vista del pane e circo, come abbiamo visto noi oggi, come attraverso il Colosseo è lo stadio oggi praticamente, se vedete ha la stessa forma e fanno le stesse, e c'è l'intrattenimento all'interno, lo stile di vita, il denaro, è quello che stiamo leggendo anche adesso, ok? Questo qui, versetto 6, venite... Scusami, proprio parlando di Colosseo, se la gente fossero nella mente giusta, se lo Stato fosse uno Stato giusto, dovevano essere monumenti proprio cancellati, perché lì spargevano sangue innocenti. Lì adesso la gente paga Non innocente, gli indifesi. Diciamo. Indifesi, hai capito? Cioè là prendevano schiavi e liberi, solo per intrattenere la gente. Li buttavano lì davanti al leone e robe varie. Sì. Ma oggi sono posti rispettati, non puoi neanche stare davanti. Cavolo, oggi andiamo a vedere il Colosseo come fosse una cosa... È la stessa cosa lì, anche lì. Magnificente. Anche la stessa cosa, noi quando siamo andati al Colosseo, siamo andati a fare lezione, anche lì a fare edificazione quando siamo passati da quelle parti lì. Non è che andiamo a vedere, wow, che bello. Noi non siamo manco entrati. Non siamo manco entrati. Che ce ne frega di entrare dentro. C'era un Colosseo anche a Pompea, ma ci siamo neanche entrati. Sì, c'era una sorta di arena anche a Pompei, come a Verona, ma
alla fine oggi la gente va lì per guardare questi luoghi come grandi luoghi storici e li guardano con gioia. Ma loro, vedi, li guardiamo con disprezzo, noi li guardiamo. Questo, quando la scrittura dice che il mio popolo perisce per la mancanza di sapienza, questo deve farvi, quelli sono strutture della malvagità dei vostri governi che governano. Anzi, diciamo che quelle possono definire delle strutture che per dimostrare il loro potere. Sì. Anzi, no, quelle strutture là ci guadagnano tanti soldi. Cioè, il governo oggi dimostra quella struttura come a dire guardate chi ha dominato il mondo, chi domina il mondo. E come lo ha dominato. Sì, sì, non con disprezzo. Cioè, non... Ehi, questo è. È un altro, un'altra cosa, un altro stile di vita che, come abbiamo visto, la politica, il pane e circo, il denaro. È proprio quello che abbiamo letto qua al versetto 6, dove dice venite dunque, godiamoci delle cose buone che sono presenti. Cioè praticamente goditi la vita adesso, goditi il momento. Questo è lo slogan, questo è lo slogan. Infatti, per gli ultimi 5 anni, nella musica hip hop, c'è uno slogan che si chiama YOLO. Che vuol dire you only live once, vivi solo una volta, e lo hanno usato davvero per distruggere un'intera generazione. C'è una generazione che cresceva, e infatti quando quel slogan là era di moda, quando quel slogan era di moda, hanno registrato un sacco di incidenti dei giovani che si ubriacavano e si ammazzavano. Arrivavano questi qua, arrivavano, hanno registrato un sacco di abuso di droga, gente che passava, che moriva per questo. Perché c'è questo slogan qui, vivi una sola volta, vivitela al massimo. Okay? E io ero davvero, anch'io ero quasi vittima di questa roba qui. Mi ricordo bene il mio compleanno che ho festeggiato, il mio 21esimo compleanno, che era l'ultimo compleanno che ho celebrato. Lì ho rischiato di morire, cavolo. Sì, infatti poi arriva quel giorno del tuo compleanno dove si sale al massimo livello questa al cosa massimo di goderti, perché proprio tutti anche intorno a te ti spingono a... Ti spingono... E questo è Tazawak. E Shalom a Yahweh Shmi. Ascolta il versetto 7, dice, versetto 7 dice riempiamoci di vino e unguenti pregiati e non ci passi accanto nessun fiore di primavera. Riempiamo quello che dicevamo prima, ecco, il pane e il circo, riempiamoci di vino, praticamente ubriachiamoci, non ci pensiamo, divertiamoci, facciamo festa, godiamo la vita, un po' come anche le religioni ti dicono di goderti la vita, Dio vuole che ti godi la vita, Dio. E godersi la vita non significa che uno non si può fare un bicchiere di vino, uno non si può fare una bevuta con gli amici, certo che puoi farlo, ma una cosa è farlo quando godi del tuo lavoro, ok? Perché prima di tutto devi lavorare, ok? Perché quello che ci è richiesto fin dal principio è che l'uomo comunque deve lavorare, deve mantenersi. Quindi prenderci cura di noi stessi, abbiamo delle responsabilità, abbiamo dei doveri, ok? Dopo i doveri poi possiamo anche godere di un bicchiere di vino, godere di una compagnia, godere di guardarci un film, godere di altro. Ma che questo non sia uno stile di vita, invece quello là di essere un ubriacone tutti i giorni, quello là di non pensare al domani, ok? Perché ad esempio uno può dire ok, io lavoro tutti i giorni e voglio bere tutti i giorni, però conosciti, perché poi può essere pure che tu devi capire che tu domani devi andare a lavorare, quindi datti un limite, ok? Magari al posto di arrivare a un livello che quando bevi stai ubriaco, puoi anche bere e semplicemente farti un bicchiere di vino solo per far star bene lo stomaco. Allora, puoi rileggere la bakasha. Versetto 7 dice riempiamoci di vino e unguenti pregiati. E quando si parla di riempiamoci di vino e unguenti, c'è un altro punto molto più profondo qui. Questo porta a... Qual è il comandamento là di non volere quello del tuo prossimo? Ok, sì, sì, di non desiderare. Non desiderare cose del tuo prossimo. Orgoglio, no, orgoglio, cioè
C'è una parola comunque di non desiderare. Cosa può essere? Cerca un sinonimo di desiderare, magari ti viene in mente. Covetousness. Ok, la parola è covetousness. Lo tiro fuori in italiano. Ok. Avidia. Invidia, non invidiare. Avidia. Dice un forte desiderio di avere qualcosa, specialmente qualcosa che appartiene a qualcun altro. Ok. È invidia, sarebbe. Avidità? Avidità. Avidità, ok. Avidità. Allora, parlando di questo precetto, puoi leggerlo, devo lasciare nuovo. Dice, versetto 7, riempiamoci di vino e unguenti pregiati. Quando vuoi riempirti di vino e unguenti, questo ti porta a desiderare di più. Devi averne più di quello che ne hai. Ecco perché le scritture ne parlano, che hanno preso le terre della gente, hanno scacciato via la gente dalla loro eredità, perché non gli basta più. Okay. Diciamo che tante volte per riempirti di più devi anche toglierlo a qualcuno. Devi toglierlo da qualcuno. Oppure tu desideri di averne più di quell'altro. Assolutamente. E quindi entrano tutte queste cose come l'invidia, l'avidità e il desiderio. E quindi vai a peccare contro il comandamento del Signore. Questo è il libro di Gioele, capitolo 3, versetto 3. Hanno tirato a sorte il mio popolo. Hanno dato un ragazzino in cambio di una prostituta. Hanno veduto una ragazzina per del vino e si sono messi a bere. Ok? Quindi questo è quello che hanno sempre fatto questi malvagi qua. Okay? Quando gli finisce il vino, boom, andiamo a prendere la terra di quell'altro. La stessa cosa ha fatto anche il marito della Jezabele. Che lui voleva proprio la vigna di questo uomo qui, sì, la Jezabele ha detto non ti preoccupare, ce lo faccio avere, è andato a uccidere quel uomo là per prendere la sua vigna, l'ha fatto morire per prendere la sua vigna. Quindi queste sono le pratiche di questi malvagi per avere tutta questa roba qui, la lusinga, perché alla fine, come diceva il fratello, quando bevi, lo stato di ubriachezza ti tiene, non vuoi lavorare, non fai niente. Ecco perché l'antica Roma era sempre festa, nessuno piantava più, nessuno faceva più i lavori. Era una città piena di ubriachi, come in America adesso. Ci sono alcune stati che vi fanno vedere, c'è la gente con la fetanina, c'è gente proprio inzombizzata per le strade, ok? E tutta questa cosa crea povertà, e dove c'è la povertà sei sicuro che hai biglietto per tutte le altre malvagità. Ok, rubare, violenza e tutto il resto, ok? Sì, è un effetto domino. Bravissimo, un effetto domino. Va davanti, dice, coroniamoci di boccioli di rose prima che si secchino. Ehi, di chi sta parlando? Chi avevano questa pratica di mettere questa corona di fiori attorno alla terra, la testa? Chi? I greci, anche i romani. A me va a venire quelli che si laureano quando si mettono queste... Bravo, è da là che l'hanno preso. Quando parli della laurea, intanto loro non stanno studiando cose della Bibbia, stanno studiando cose stabilite dagli antichi romani. Ecco perché tutte le ossa del tuo corpo, in inglese, scapula. Scapula, tutte queste parole qui hanno origine latina. Sì. No, diciamo che poi è una sorta di premio, di ricompensa. Di aver fatto... Secondo le loro... Diciamo sì. Che quello là poi di mettersi questa corona intorno alla testa, come facevano anche gli imperatori o i politici, magari era proprio una sorta di vanagloria. Vanagloria, sì. Cioè praticamente è come se stesse dicendo esaltiamoci, glorifichiamoci, viviamo una vita come oggi, se vogliamo attualizzarla oggi attraverso Instagram, che chi vuole, vogliono avere la fama attraverso i molti follower, capisci? Alla fine la gente vive anche per queste cose qua, in base ai mi piace, in base a quanti li seguono, a quello che cosa pensa di me, quindi una vita vanagloriosa.
Versetto 9 dice: nessuno di noi manchi la sua parte della nostra voluttà, lasciamo segni della nostra gioia in ogni luogo. Nessuno di noi manca la sua parte della nostra voluttà. Magari vuoi prendere, cioè, a me magari me l'ha tradotto male. Dov'è? Qui. Dov'è? Questo. Magari lo vuoi leggere in inglese, ha meglio senso. Sì, voglio leggere in inglese. Questo è capitolo 2. Versetto 9. È la Siracide. No, la Sapienza di Salomone. Sì, Siracide. Iareale, vedi che qua chiudiamo anche. Sì, tra chiudiamo, poco, sì. Voluptuousness. Voglio prendere la parola là. Scusatemi, volevo solo, perché è una parola degno di proprio... Va bene, saltiamo, non mi lo dà proprio corretta. Ma anche cosa la, significa? Anche la parola qua non mi lo dà, è proprio voluptuousness. Ok. Ah, ma qui ho, non lo so se è questo, ma non credo. E potrebbe essere anche, dice, significato di voluttuosità in inglese, la qualità di essere morbida, curva e sessualmente attraente. Ok. Ma qua, sai, in questo precetto qua con il quale poi chiudiamo anche la lezione, dice, nessuno di noi manchi dalla sua parte di voluttà, quindi magari di vanità, di eccesso. Bravo, di vanità. Di eccesso, di lasciarsi ai propri desideri. Dice, lasciamo segni della nostra gioia in ogni luogo. Perché questa è la nostra parte e questa è la nostra sorte. E questo, con questo pensiero qui, immaginate che è il pensiero che prende tutto il mondo. Ok, ognuno vuole essere meglio dell'altro, ognuno vuole lasciare il suo segno. E questo qua ti porta solamente ad avidità, a volere sempre di più, a volere sempre di più, a volere sempre di più, e non arriverai mai. Ognuno vuole uscire con la macchina più bella per far vedere che è più questo, è più l'altro. E questo è il mondo che stiamo vivendo. Però questo è il mondo che stiamo vivendo, giusto? E questa è l'eredità dell'empio, non è la nostra. Sì. Questo qua è lo stile di vita dell'empio, non no, è il nostro. Lo dico appunto per far vedere che è l'empio che governa. È l'empio che ragiona così. Noi quindi attraverso lo spirito, leggendo questo capitolo, abbiamo visto come ragionano gli empi e come ragionano a oggi il mondo praticamente, come vive oggi il mondo. Però dobbiamo tenere ben chiaro che questa è la sua parte, questa è la sua sorte, come ha detto. E chiudiamo con Salmi, capitolo 17, versetto 14, dice liberami con la tua mano dagli uomini, o Signore, dagli uomini del mondo, il cui compenso è solo in questa vita e in cui il ventre tu riempi con i tuoi beni, di questo si saziano i loro figli e lasciano il resto dei loro averi ai loro bambini. Infatti loro, sì, di generazione in generazione hanno passato questa eredità e questi insegnamenti nei quali oggi noi ci troviamo vittime. Assolutamente. Bellissimo questo precetto qui, davvero. E quando si dice liberami padre dalle loro mani, c'è una cosa che c'è solo una cosa che ti può liberare ed è la verità, iniziando dal nome del nostro Signore Yahweh Shai, ok, suo padre Yahweh. È l'unica cosa che ci può liberare, ok? Quindi cercate il Signore più che potete, sì, soprattutto diciamo, ora, sì, ok? Vai. No, sì, per chiudere, se non hai altro, semplicemente ecco, mentre loro hanno lo sguardo rivolto a questo regno qui, allo sledite di questo regno qua, noi comportiamoci in base a quello che avverrà dopo, ok? Con questo è tutto, sperando questo video possa essere stato edificante, ringraziamo il Padre per averci guidati, protetti,
espirati, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai Ba'asham Kakdash, nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Molino, GMS, e Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi sono disperse nel mondo. Shalom. Alla prossima, Shalom, hai visto i bambini?